percorrere il perimetro dello stivale in sella al proprio cavallo. È l'impresa del 39enne romano, ma di origine sarda, Christian Moroni, che dal 24 maggio dello scorso anno è partito, insieme al suo quadrupede, da Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina. Lo scorso weekend Christian, insieme alla sua cavalla Furia, hanno fatto tappa a Pesaro e poi a Fano, dove è stato accolto dall'associazione Giacche Verdi. Christian, come mai questa avventura? Allora, i motivi sono tanti, ce n'è uno in particolare che aspetto a dirlo, non so se lo dirò, credo non lo dirò mai. È un mix di motivazioni che ci hanno portato a fare questa scelta. L'idea è nata esattamente 4 anni fa, perché eravamo stanchi della routine quotidiana, eravamo, diciamo, infelici, stanchi delle solite cose, della solita porta di casa il giorno, quindi solo al pensiero di rimanere per tutta la vita a fare quello che stavo facendo diventavo matto, quindi ho deciso di cambiare vita. E un bel giorno sullo smartphone ho visto la cartina dell'Italia e ho detto, ci siamo detti io Furietta, circunnavighiamo l'Italia. E così, in 4 anni di pianificazione più che altro mentale, ci siamo armati di una grande forza di volontà e siamo partiti per questa avventura. Un lungo viaggio dove Christian ha incontrato tante persone e tante realtà diverse del territorio italiano. Non abbiamo mai più lasciato il mare fino a Ventimiglia. Da Ventimiglia abbiamo fatto un arco alpino nel limite del possibile, perché siamo arrivati sulle Alpi in inverno, e quindi siamo riusciti ad arrivare a Trieste senza nessun problema, un po' di freddo sicuramente, e adesso eccoci qui. Siamo qui e percorreremo l'Adriatico fino in Puglia, e adesso ci aspetta l'Adriatico. Una coppia inseparabile e un lungo percorso che li vedrà coinvolti per altrettanti mesi. Furia, cavalla di 16 anni, è il primo pensiero per Christian, che durante le giornate racconta attraverso i propri social network le giornate e le tappe. Durante il giorno io l'80% dei miei pensieri sono rivolti a lei. E il resto degli altri 10%, 10-10, magari penso un po' a me e anche a raccontare il viaggio, perché io, oltre a vivermelo, lo racconto. Quindi è molto dura riuscire a vivertelo e a raccontarlo nello stesso tempo. Qual è il messaggio che vuoi lanciare? È un paese meraviglioso, l'Italia. Non bisogna dire stai attento che magari in Liguria non ti ospitano, lassù sono meno ospitali. Non è vero, siamo un popolo di persone meravigliose. Abbiamo ricevuto tantissima solidarietà perché siamo partiti senza soldi. Ce l'abbiamo fatta. Siamo partiti con 300 euro di risparmi, terminati al 15° giorno. Sono passati 8 mesi e grazie agli italiani che noi siamo qui e che stiamo affrontando questa avventura.